cosa sta dicendo? Ma veramente? Sì, signora. Suo fratello, dopo quasi 40 anni, si è risvegliato dal coma. E come sta? Un miracolo. Completamente lucido. Credo che fra qualche settimana potrebbe tornare anche a casa. Ma una bellissima sorpresa. Veniamo a prenderlo subito. Signora, però mi raccomando, suo fratello si è perso gli ultimi 35 anni di vita. Bisogna introdurlo nella nuova realtà in modo delicato e soprattutto graduale. Sono le 7 e 6 di sera. Cioè, quella stronza di merda mi ha bannata, ma ti rendi conto? Dopo che è stata lei a rubarmi la cover che mi manda tutte quelle immagini del cazzo. No, ma il account non esiste proprio. Ciro, io scendo. Non ti serve qualcosa? Tua figlia non sta a bo. Perché? Parla albanese, parla una cosa. No, ma poi non hai capito. Cioè, lei voleva essere taggata, ma non esiste proprio. Io la banno. Sta mandando una mattonella. Sta inviando un WhatsApp. Sta mandando un messaggio. Ah, un telegramma? Sono telegrammi virtuali. Telegrammi virtuali? Con altre mani del cazzo! Io sono un killer, ma non mi pare. Istung, miezzavi. Mi sta quella. E buon vuoto, tu non puoi fare la Vista a te? A chi? Oh, tu non lo parli. Cioè, hai visto? A chi? Oh ragazzi, sono arrivato al quinto piano! No, cado giù! Cado giù! C'è un ragno qui! Ti ammazzo, ragno! Ti ammazzo! Laura! Ciro. Laura, vieni qua! No, Ciro, c'ho da fare, c'ho un briefing di smart working. Sì, però finito non sta buono. Sta giocando! Cucchi! Questi sono amici! E a quest'anno? Ale, con chi stai giocando? Manu, con Luca, con Giuseppe, con Lorenzo, con Mattia e con Andrea. E a quest'anno tu stai? Stanno a casa loro e giocano insieme. Ma mi trovo. Cioè, stanno a casa loro e giocano insieme. Online. Realtà virtuale. Cioè, sembra tutto vero, ma non lo è. E che tabù. Ciro. No, è una bestemmia virtuale. Sembra vera, ma lo è. A malavita è sinonimo è bella vita. A 300 euro paga la Lamborghini mentre mangiano panine e si mischiati da lo è. Aumenta le follower. Mamma, io sto scendendo in profilattico. No, chiedi a tuo padre. Va bene. Laura, ma un profilattico virtuale? No. Siamo veramente. Io per te. Frate, da sala a ganna, mo ti mette la corda a ganna. E si da chiappinta malessa, te spara rinda. Non mi viene. E si dà chiappinta palestra di spararinda? La palla a destra. Grazie. Prego. Giovetti, qua giù. Che cosa? Oh, che stai facendo? Hai messo un TikTok? Che cavolo TikTok? Sono 500.000 persone che mi seguono. A chi? A me. Perché? Che ci hai fatto? Niente, è un pubblico virtuale, il mio pubblico virtuale. Clac, clac, lo tengo lì da sacco. Guarda, sono tutto un famo, ma non ci sarà proprio perché se tu vuoi che ti ha una galera. Oh, ma gli se non sanno voi. Quindi poi mi sono risvegliato e che... Ma mi state sentendo? Sì. Ti racconto, però grazie alla camera. Però. E quindi poi è stata la faccia del dottore, l'ho visto all'inizio, che...
Con quella stronza di italiano mi ha messo 2. Perché? Ma perché? Solo perché non ho studiato. Domani vado a scuola a faccia scio sangue ponazzo. Ma lei? No, la professoressa. Ma come tu metti 2 alla ragazza solo perché si scucciava e studiò? Ma tutto a posto, è normale? Sì. No. No. No, perché le ha procurato un trauma. No. Tu la distruggi psicologicamente e poi i soldi della psicologa chi me li dà lei? Ma che c'ho ancora da psicologa? Io sono immarginata in classe. Ma perché? Perché mamma? Perché sono l'unica ragazza in classe che c'ha ancora i genitori insieme. Cioè, va, pure tu però, mamma, ci ti figure in mezzo, non ti impegni proprio. Frate, rammi contanta, sennò ti picchi la molla la mutanda. Che cosa? Ma che cosa che? Oh, che sono lì a chi? Ma non è mio figlio! E come lo dici? Sono 15 anni, ma che paga sta cantarsi stronzate e non ce lo dice niente! Io pensavo che era un'allucinazione della mia! Lo cambiamo sopra le sue spalle, quello è il più grande cantante che ci sta. Ma chi? Lui. Questi stronzate dove cantano? Stronzate? Questi sono pezzi che raccontano del sociale. Cioè, se non mi rendi contento perché la molla la mutanda è sociale. È sociale. Allora, come sono andate queste prime settimane della sua nuova vita? La verità, dottor, la cicamica manguca, cioè niente, veramente, una confusione totale. Capisco che l'evoluzione della società negli ultimi tempi... Evoluzione? Dottor, ma quale evoluzione? Abbiate pazienza. Dice, mio nipote 12 anni, sta chiuso la mattina e la sera nella cameretta con una maschera in faccia, la solita anche di maschera, io all'epoca gli avevo pulpi, invece che gli pigliava in busca. Saccio, chi si sta appiccicando e poi giocava una serie di amici che non stanno a casa con lui, cioè a casa loro, però io con ciò non ci capito niente. Non parlare di mia nipote, parlo di andare a mattonella la mattina e la sera, dice che fai tocco, tic tocco, non ho capito. Che poi c'è certe persone che la seguono, ma no papattro, anche se lo meriterebbe, però, cioè, però dice su follow qua, che non... Mia sorella! Cioè, la figlia piglia 2 a scuola, invece sa piglia con la figlia, sa piglia con la professoressa. E lasciamo perdere l'artista di casa, io, che picca la gente che la molla la mutanda, che lasciamo stare. Cioè, sociale. Potrebbe guardare un po' la TV per aggiornarsi un po'. Guardate, ha giocato 5 kg da 15 giorni, dottor. Cioè, solo programmi di ristorante. 4 ristoranti, Masterchef. Ristorante da Ingolo, casa Pappagallo, l'ho fatto per voi. Quindi trova proprio tutto cambiato? No, tutto no, devo dire la verità. Cioè, mi capita a volte di vedere dei programmi di politica e la verità uguale, cioè come dovevano mettere un culo a letto pure adesso, uguale. Quindi cosa vorrebbe fare? Dottor, voglio tornare in coma un'altra volta. Questo non è possibile. Amore? Torno a casa, preparo io la cena. Va bene. Chi è? Mio marito. Anche questo le sembra del tutto anomalo? No. Anzi, questa è l'unica cosa normale che ho visto in questi giorni.